Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Oggi celebriamo l'anniversario della rivoluzione tunisina. In un'altra piazza, un anno fa, un milione di persone ha mandato via Ben Ali. Solo che questo lavoro non è finito, è appena cominciato. È appena cominciato in Tunisia, dove si continua adesso con il lavoro dell'Assemblea Costituente, ed è appena cominciato il lavoro di tutte quelle piazze che vogliono riprendersi la democrazia. Lo sguardo deve rimanere lo stesso e deve essere uno sguardo sempre includente l'umanità più emarginata. Il mondo che sta fuori quello sguardo deve essere capovolto, perché un mondo che non abbia nei propri occhi anche le persone che fanno più fatica è un mondo che va capovolto, perché è lui che è sbagliato. È difficile rivoluzionare un sistema autoritario, e quando l'hai buttato giù devi costruire qualcosa di diverso. Quindi la cosa più importante è che i giovani restino protagonisti nel ricostruire la Tunisia, in questo caso, ma il sud del Mediterraneo. In Tunisia, in un anno di questo momento qua, è stato fatto tanto. Abbiamo fatto eletto il Presidente della Repubblica. I tunisini, per la prima volta nella loro vita, tu vedevi migliaia di persone in fila, votavano per la prima volta indipendentemente dal partito che le scelgano. Abbiamo un primo ministro che stanno lavorando, ancora stiamo zoppicando un pochettino, perché non abbiamo la bacchetta magica per cambiare le cose dall'oggi al domani, ma speriamo che ce la facciamo. Comunque la Tunisia sta andando verso il progresso democratico e libero. Così come vogliamo che sia concreto l'impegno che ci siamo presi con alcuni giovani di Sidi Bouzid proprio tra il 20 e il 25 di ottobre. Sidi Bouzid, i giovani che abbiamo incontrato, che vogliono stare nella loro città, costruire un centro sociale per fare musica, per fare cultura e quindi per essere liberi nella loro dignità, noi abbiamo scelto di aiutarli. Questo è un primo passo. Il prossimo passo, 17-18 febbraio, concerto presso Hiroshima Mon Amour dei 99 POS. Noi saremo lì con gli amici tunisini per raccogliere fondi, per continuare a impastare di realtà il sogno nostro di un Mediterraneo libero e unito, e il sogno di questi ragazzi di Sidi Bouzid. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.